Eccoci nuovamente in studio. Allora do il benvenuto al notaio Manzini, che è in compagnia di due giovanissimi Buongiorno a vestiti. tutti. Eccoli, li salutiamo. Giovanni, che ha 10 anni e fa la quinta elementare, Gregorio invece ne ha 7 ed è in seconda elementare, che sono notaio testimonial di eccezione di un evento che ci sarà domenica 8 aprile, vero ragazzi? Certo. Sì. Siamo qui non tanto per parlare della Juventus, di cui si potrebbe ancora parlare a lungo dopo la partita di 2 giorni fa, ma per parlare di questo evento che si terrà domenica a Reggio Emilia. Di cosa si tratta? È una partita... È una partita di beneficenza, quindi è già una cosa molto importante questa, perché è una partita a favore del Grade. E dove si svolgerà questa partita? Allo stadio Mirabello, alle ore 15. Allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. E quanto costa il biglietto? Pensate che il biglietto costa solo 10 euro e per i bambini fino a 10 anni è gratuito. Quindi tu, Giovanni, sei lì lì, forse entri gratis. Sì, io ho 10 anni, quindi entro gratis. E perché è importante andare a questo evento? Perché puoi accompagnare i giocatori e puoi anche un po' allenarli e soprattutto ti senti un calciatore vero perché sei nello stadio storico di Reggio. Gregorio, anche tu ti senti un calciatore, hai la maglietta della Juventus, nonostante diciamo questi giorni non siano stati proprio positivi per la Juventus. Perché? Cosa è successo alla Juventus? Perché ha perso 3-0 contro il Real, però si sa, il Real è forte, non si può, non ti devi arrabbiare. Esatto. Senti, ma Gregorio, avrete anche questa maglietta domenica al Mirabello? Sì. Oppure ci metteremo quella che usiamo in allenamento. Ah, perché voi siete calciatori? Sì. E dove giocate? Alla FAQ Galileo. Ah, in quali ruoli? E io... portiere, ala o attaccante? Ah, sei proprio eclettico. E tu io invece, ala. Giovanni? Io ala. Ala. Bene, ma ricordiamo le squadre che giocheranno domenica, perché l'evento è molto divertente. Noi abbiamo già partecipato l'anno scorso ed è stato bellissimo. Che squadre giocano? Chef contro Nazionale Italiana. Comici. Perché l'anno scorso invece c'era la Nazionale Italiana degli attori. Però sappiamo tutti che i comici sono praticamente uguali agli attori. Sì, sono qualcosa di simile agli attori, comunque hanno una propria squadra. È un evento veramente consigliabile, un bel momento per vivere la città, per stare in famiglia e per fare anche un atto di generosità verso il Grade, che poi con il ricavato acquisterà un macchinario molto importante per la salute dei cittadini reggiani. Allora ragazzi, diamo l'appuntamento, Giovanni? Allora, domenica? Domenica alle ore 15. Grazie, allora grazie a Giovanni e grazie a Gregorio, testimonial di eccezione di tutti in campo. È un'iniziativa di cui abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, organizzata da Atleti Chef e da molti altri supporter, ci sono i comici, insomma sarà un momento divertente. Grazie ragazzi. Grazie. Adesso c'è la arrivederci, sigla. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Adesso invece c'è la sigla e poi eccoli e escono dal nostro con la maglia di Dybala i nostri giovanissimi amici. E invece adesso c'è la sigla e poi iniziamo la rubrica con il notaio Manzini. Allora, notaio, oggi parliamo di unioni civili. Sappiamo che in Italia c'è stato un grande cambiamento dopo la legge Cirinnà. Certo, oggi parliamo di famiglie in realtà, di tutti i tipi di famiglie, in particolare delle convivenze, perché la legge Cirinnà, che è ricordata per le unioni civili, che sono state un cambiamento dirompente nell'ordinamento italiano, questa possibilità per le persone dello stesso sesso di sposarsi, di avere quindi un regime del tutto, quasi del tutto analogo al matrimonio, ha fatto veramente notizia. Ma la legge Cirinnà ha previsto in realtà una particolare regolamentazione delle convivenze. Le convivenze di fatto sono sempre esistite e hanno riguardato quei soggetti che per scelta o per necessità non si potevano sposare, perché o c'era un impedimento o c'era già un precedente matrimonio in corso di separazione, oppure c'era la volontà di restare liberi. Infatti il punto è proprio questo. Dopo la legge Cirinnà, è ancora possibile per i conviventi restare liberi?
Questa è una domanda che mi è stata fatta da molti clienti. Sì, insomma, c'è un automatismo oppure uno può continuare a scegliere? E questo è il problema. Dopo l'estate la legge entrò in vigore nel 2016, nel maggio del 2016, fu emanata nel maggio del 2016, in vigore nel giugno. Dopo l'estate fiumi di conviventi venivano a chiedere: ma adesso che cosa siamo? Che cosa è cambiato per noi? Oddio, oddio, vogliamo essere liberi, abbiamo scelto proprio questo tipo di relazione di coppia per non avere una regolamentazione specifica. Ecco, in realtà sulle convivenze la legge Cirinnà è molto interessante perché prevede a questo punto due tipi di convivenze. Le convivenze, ricordiamo, che possono riguardare le persone di sesso diverso ma anche dello stesso sesso che non vogliono unirsi civilmente. C'è la convivenza di fatto more uxorio, quella tradizionale che abbiamo sempre conosciuto. Poi c'è una nuova convivenza che possiamo definire convivenza Cirinnà, e cioè è un modo di vivere la coppia che viene però dichiarato all'anagrafe. Cioè rinforzata, diciamo. È rinforzata, diventa una sorta di convivenza di diritto. Pensate un po' che è qualcosa anche di ibrido, perché chi convive di solito non vuole i legami, i vincoli del contratto matrimoniale. Con la convivenza di diritto, questa convivenza Cirinnà, si ottiene una sorta di via di mezzo. Quali sono i requisiti necessari per poter essere dei conviventi Cirinnà? Occorre innanzitutto avere dei requisiti soggettivi, cioè non tutti possono diventare conviventi in questo modo, conviventi di Cirinnà. Cirinnà, conviventi Cirinnà, ma solo chi è maggiorenne. Ricordiamoci invece che per il matrimonio i sedicenni possono, certo, essere autorizzati dal tribunale a sposarsi. Poi occorre vivere una relazione di coppia fondata sui sentimenti con l'assistenza morale e materiale. Quindi spesso vengono a chiedere i fratelli: ma noi conviviamo, siamo rimasti nella casa dei genitori, siamo dei conviventi. No, non siete dei conviventi ai fini della legge Cirinnà. Inoltre non deve essere presente alcun tipo di rapporto di parentela e di affinità o di adozione. Anche in questo ci differenziamo dal matrimonio, perché ricordiamoci sempre che i cugini, per esempio, che sono parenti in linea collaterale di quarto grado, si possono sposare, mentre non possono essere conviventi Cirinnà. E inoltre non è possibile avere un precedente matrimonio, certo, o un'unione. Bisogna essere di stato libero, tornati liberi, diciamo. Di stato libero, quindi per i separati possono essere conviventi more uxorio, di fatto quelli tradizionali, non possono essere conviventi Cirinnà. Senta, notaio, invece dal punto di vista economico cosa cambia, se cambia qualcosa? È proprio questo il punto, che attraverso questa disciplina si riesce ad avere l'accesso al regime legale della comunione legale. E che cosa significa questo? Che questi conviventi Cirinnà, che realizzano tutti i requisiti previsti dalla legge, e cioè hanno tutti questi requisiti che abbiamo detto, maggiorenni, non legati da vincoli di parentela, che vivono un rapporto di coppia, e che è necessaria anche la coabitazione, quindi bisogna coabitare, e poi è necessario, presenti tutti questi requisiti, dichiarare la propria convivenza all'anagrafe e viene iscritta nel certificato dello stato di famiglia. Si può poi stipulare appunto un contratto di convivenza ai fini della legge Cirinnà. Rendiamo onore al notariato che nel 2014 ha precorso i tempi proponendo i patti di convivenza sulla scia delle varie normative europee, e prima che ci fosse una legge ad hoc, e sono stati utilizzati, insomma, hanno avuto un discreto successo questi patti di convivenza. Ora che cosa cambia dal punto di vista economico? Che la legge prevede che questi soggetti, questi conviventi Cirinnà, possano scegliere il regime della comunione legale, esattamente come i coniugi, come il matrimonio, come le unioni civili, perché sappiamo che il regime legale della comunione opera automaticamente per i soggetti sposati o uniti civilmente, e se non dici nulla né davanti al prete né davanti all'ufficiale dello stato civile che ti sposa in comune, tu sei in comunione legale dal 75. Per i conviventi invece cosa succede? Se non dici nulla c'è un non regime, e cioè si ha questa assenza di regime patrimoniale della famiglia, per cui si è come estranei, però hai la possibilità di scegliere per legge la comunione legale. E senta notaio, vogliamo invece ricordare quali sono poi le differenze tra le unioni civili e il matrimonio?
Certo, allora, tra le unioni civili e il matrimonio è tutto molto simile, si è voluto equiparare una situazione che dal punto di vista sentimentale è analoga e quindi anche giuridicamente si è voluto riconoscere un diritto che negli altri paesi europei è previsto in tutti gli stati, sia a livello di persone dello stesso sesso, sia come convivenza, è previsto anche nei paesi lontanissimi da noi, in Oceania, in Nuova Zelanda, in Sudafrica, cioè queste situazioni che esistono in natura sono state regolamentate in tutti gli altri paesi. Che cosa c'è di diverso? Due elementi fondamentali. Uno che fa un po' sorridere, che è l'assenza, cioè gli uniti civili dello stesso sesso hanno gli stessi diritti e obblighi dei coniugi, che dei diritti e obblighi del matrimonio, tranne l'obbligo di fedeltà. Questo non è stato previsto. L'altro elemento è nella fase di separazione, quando la coppia scoppia, gli uniti civili possono divorziare senza passare attraverso la fase della separazione. Per il resto, a parte alcune differenze in fase genetica della Costituzione, di quando ci si unisce civilmente, alcune differenze col matrimonio, più che altro formali, per il resto, insomma, il regime è molto simile. E lei parlava prima appunto del momento in cui queste, diciamo, unioni finiscono, quindi come funziona per quanto riguarda gli uniti civilmente quando vogliono terminare la loro unione? Certo, allora, per il matrimonio sappiamo che c'è una fase di separazione che può essere anche molto breve, è stata introdotta la legge sul divorzio breve a certe condizioni, è un meccanismo noto a tutti. Per gli uniti civili il meccanismo è simile, però per legge si salta la fase della separazione, anche perché per il momento gli uniti civili non possono adottare figli, quindi non si è in presenza normalmente di minorenni e dunque non occorre, ricordiamoci che se ci sono dei minorenni quando ci si separa, anche se si è solo conviventi, bisogna comunque rivolgersi con l'avvocato al tribunale per i minorenni, perché i loro diritti vanno tutelati. Ma vediamo le convivenze, anche le convivenze cirinnà, come funziona lo scioglimento di queste convivenze? E in pratica ci si lascia, viene meno il requisito della coabitazione oppure può morire uno dei due coniugi, anche questa è una causa di scioglimento. Se si è stipulato un contratto di convivenza, opereranno i meccanismi del codice civile della risoluzione del contratto di convivenza, quindi uno dei due stipulanti o comunque il convivente superstite dovrà notificare al notaio che avrà redatto questo contratto di convivenza la risoluzione, che verrà annotata a margine di questo atto notarile e poi verrà notificata dal notaio all'anagrafe. Perché parlo del notaio? Ci sono anche altri professionisti che possono ricevere i contratti di convivenza, però la legge, è appena uscito uno studio civilistico del Consiglio Nazionale del Notariato, la legge ci dà molti spunti per ritenere che la forma più idonea sia quella dell'atto pubblico della scrittura privata autenticata dal notaio e conservata a raccolta, su cui possono essere compiute queste annotazioni, certo, che è il documento che realizza la maggior sicurezza. Quindi, insomma, il metodo più certo e maggiormente preferibile. E invece per quanto riguarda le successioni? Ecco, per le successioni nel matrimonio, ne abbiamo parlato più volte, ci sono dei soggetti della famiglia cosiddetta legittima, che sono chiamati eredi legittimari, che sono il coniuge e i figli, a cui la legge riserva una quota indisponibile. Poi c'è sempre una quota disponibile del nostro patrimonio. Per gli uniti civili il regime è assolutamente lo stesso, quindi l'unito civile superstite eredita dal partner esattamente come una moglie o un marito e ha pure quel diritto di abitazione sulla casa coniugale. Per le convivenze come funziona? Allora, per legge, ahimè, si è considerati degli estranei. E come estranei, l'unico rimedio per far ereditare il tuo convivente da te, per tutelarlo, è redigere un testamento. Ne parliamo spesso di questo gesto intelligente di prevedere col testamento la propria successione. Ma cosa succede? Che in Italia, trattandosi ancora giuridicamente di estranei, l'aliquota per l'imposta di successione è la più alta, cioè è quella che si realizza fra gli estranei. E dunque il meccanismo è questo, è sicuramente realizzabile un assetto in cui anche il convivente eredita, però indubbiamente l'imposta al momento non prevede né franchigie né sconti. E quindi, insomma, è una cosa più onerosa rispetto a quello che succede negli altri casi in cui appunto si è sposati. Grazie notaio per essere stato con noi questa mattina. Grazie a tutti, a presto. Ci vediamo giovedì prossimo.